Pausania in festa per San Paolo Eremita e la Madonna del Buon Cammino il 27 e il 28 agosto, due dei tre santi patroni della città assieme a Sant'Isidoro Agricoltore, la cui festa è in programma nel prossimo fine settimana. Cuore delle celebrazioni la Santa Messa officiata nella chiesa di Sant'Antonio dal parroco e animata dal coro Gabriel. Manifestare la propria devozione, ha spiegato nell'omelia Don Efisio Coni, significa essere capaci di far festa, di passare dall'ordinario allo straordinario. Vuol dire far festa, essere capaci di far festa. Abbiamo perso questa bella possibilità e questa capacità di passare dall'ordinario allo straordinario, cioè di trasferire ciò che è lo straordinario del popolo, dell'uomo, entrare nell'ordinario di Dio, e Dio si manifesta attraverso segni prodigiosi della sua grandezza. In prima fila il sindaco Gianni Addis, l'assessore regionale Andrea Biancareddu e i primi cittadini di diversi centri dell'Alta Gallura. Subito dopo la celebrazione eucaristica si è snodata la processione per le vie della città, alla quale hanno partecipato la banda musicale, le bandiere votive, il gruppo folk Città di Tempio, i fedeli e le autorità civili e militari. Grande concorso di popolo, tanta devozione, tanta fede, grandissimo impegno da parte dei comitati, ma soprattutto lo spettacolo della fede popolare. Il Concilio Plenario Sardo ci ha ricordato che la devozione popolare e soprattutto la pietà popolare è uno strumento di evangelizzazione formidabile, per cui credo che attraverso la fede verso i nostri patroni passi un momento di forte evangelizzazione per la nostra città.